Benedetto e Vincenzo sono due ragazzini entusiasti della vita, entusiasti di tutto quello che noi facciamo. Chiaramente sono molto uniti tra loro, c'è una grande solidarietà, una grande intesa. E per me non è cambiato niente quando la mamma ha detto che hanno una malattia rara, dico perché si sono integrati bene. All'inizio, quando sono nati questi gemelli, che sono nati con un parto prematuro, l'unica cosa che mi hanno detto, essendo che erano gemelli, che erano più delicati rispetto agli altri. Io dicevo a mio marito: senti, ma a me mi sembra che c'è qualcosa che non va. Avevano da piccolissimi già i piedi gonfi, le macchie ovunque, peso non ne prendevano, avevano sempre la febbre, vomito, diarrea, se ne andavano in acetone. A 3 anni mio figlio, dopo aver toccato una noce pesca, è andato in shock anafilattico. Faccio una richiesta e cerco di andare all'ospedale a Palermo, in cui incontro una dottoressa che è un'allergologa. Il signore dice: l'unica cosa che mi viene in mente è che Sofia potrebbe avere una causa che di fondo è molto più grave. Prendiamo appuntamento e quindi arriviamo alla dottoressa Maggio. Sicché una sera, poi erano circa le 9:30, e mi chiama la dottoressa e dice: purtroppo Sofia, dice, ha una malattia rara. Bene, ho detto: che si fa adesso, dottoressa? La nostra patologia è CAPS con amiloidosi. Comporta vari tipi di febbre, tipo mal di pancia, dolori agli arti. Mi veniva sempre la febbre quando c'era, per esempio, troppo freddo, troppo caldo. E abbiamo scoperto che questa malattia attacca gli organi. Il bambino con patologie rare, soprattutto con malattie come le sindromi autoinfiammatorie, che danno spesso febbre con ricorrenza periodica, associata a dolori addominali, dolori agli arti, orticaria, afte in bocca, sono bambini che tante volte arrivano a una definizione diagnostica dopo un iter molto lungo. Un iter anche penoso per loro, per la famiglia. Ci sono delle possibilità terapeutiche per questi bimbi, possibilità che davvero migliorano in modo significativo la loro qualità della vita. L'unica cosa che io ho detto a mio marito è che da quella telefonata sarebbe cambiato tutto nella nostra famiglia, perché questa malattia è invisibile, però è presente. Sono molto simpatici, infatti la maggior parte del mio tempo a scuola lo passo quasi sempre con loro. Sono, diciamo, i meglio della mia classe, secondo me. Alcuni bambini invece a scuola tante volte vengono penalizzati per le frequenti assenze che fanno, un po' per la loro febbre o per il loro malessere. Sono soltanto dei bambini particolari, però è importante che di queste patologie siano a conoscenza anche gli insegnanti. I zino non li separino dal gruppo dei loro coetanei, ma li inseriscono in un contesto di salute. E abbiamo sempre avuto nella scuola tantissimi alunni con diverse difficoltà. Ci siamo sempre allenati a riconoscere, a valorizzare le persone con le loro peculiarità, con le loro caratteristiche, con le loro differenze. Mio figlio Vincenzo vuole fare l'alberghiero, diciamo, per diventare un cuoco. Come farà ad affrontare la tua situazione, anche perché noi con questa malattia dobbiamo conviverci per tutta la vita? Oltre a questo, cosa ti piacerebbe fare? Dice: un professore di musica. Questo è molto meglio, diciamo, abbiamo molte più possibilità di farli rimanere più vicini agli ospedali per dar cura alla loro malattia. Penso che possiamo fare un applauso generale a bambini, a progetti. Viva l'inclusione!